Buone notizie per l'altra cosa. Abbiamo ricevuto l'ok, abbiamo il via libera. Si parte con l'affare svizzero. Io sono bruciato, hanno la mia faccia. Ah, ti hanno ripreso mascherato col trucco di scena. Nah, meglio così, tanto era ora di andare in pensione. Fa vedere, sì. Più alto di quanto avevamo preventivato. E la metà è tutta tua. Te l'ho detto che partiamo con l'affare svizzero. Perché ha detto così, Mickey, che la metà è mia? Lo so che la metà è mia, te lo ricordi, spero. Io e i miei ragazzi abbiamo fatto il lavoretto. Io mi sono fidato di te. Ci siamo indebitati per organizzare tutto. Fammi capire una cosa. Tu mi hai fatto entrare lì dentro con i ragazzi e adesso non vuoi darmi la mia parte, Mickey! Fosse per me. Fosse per te, fosse per me, io devo pagarli. Devo lasciare la città, me ne vado. Dovevi accoppare la commessa. E tu dovevi stare là. Da qua, dammi. Quest'altra cosa, l'affare svizzero. Se io fossi un editore, pubblicherei il E piano. perché non lo pubblichi allora? Già no, dicevo che è quello che farei se fossi un editore. Purtroppo faccio il ladro, quindi mi occupo di furti. Dammi la nostra parte, ce la siamo guadagnata. Faremo il lavoretto svizzero. Ah, dai, Gio, lo sai che sono strozzate. Stai tagliando la corda. Che vuoi fare? Mi prendi per un coglione. Se io ti do i soldi, addio, Gio. È già tutto organizzato, capisci la mia Beh, posizione? ti dico la mia. Il colpo l'abbiamo fatto noi, i miei soci e io. Allora vaffanculo tu e i tuoi soci. Sono io il tuo socio. Senza di me tu non ritrovi neanche la strada di casa, Pollicino. Ho finanziato il piano sulle tue garanzie. Mickey, io sono venuto in macchina, lo sai, non ho preso l'autobus. Vaffanculo, avanzo di galera! Che ti avevo detto? Mi sbagliavo? Mickey! Oh! Non mi toccare, non ti conviene! Tu fatti i cazzi tuoi! Vuoi giocare all'Hockey Corral? Vuoi fare il pistolero? Vuoi fare il duro? Lo vuoi fare? Sì! Questo! Dammi quella cazzo di borsa! Ehi! Butta subito quella pistola! Oh, sta calmo! Stai per rendere l'anima a Dio! Buttala! La borsa è vuota, Bobby! La borsa è vuota! Metti giù la borsa, è vuota. Ehi, ehi, Joe! Che devo fare? Reggerti i pantaloni mentre mi trombi? Se ti dessi una calmata e ragionassimo un momento. Joe! 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 Devo pagare la gente che mi ha fornito l'attrezzatura, quei giocattoletti che hai chiesto di comprare. Un furgone, due furgoni, l'aeroplano, il treno. Mi hai detto esci e fa la spesa. E adesso che vuoi da me? Che voglio? Voglio che mi sbrighi l'altro lavoretto. Se mi freghi martedì, mi freghi venerdì. Devo andarmene. C'è già la mia faccia sulle buste del latte. Non hai il becco di un quattrino, sei sputtanato, sei rovinato, non hai un soldo. Io sto solo cercando. Ma che cazzo ci vuole per convincerti a fare questa cosetta? Scusa, scusa, il signor Berman ti ha fatto una domanda. Scusa, scusa, mio zio ti ha fatto una domanda. Chi se ne fotte di tuo zio? Guarda che tu sei un dipendente. Sono un dipendente? Sì, un dipendente, stronzo. Ehi, smettetela! Se vuoi, te ne do un altro, così ti arrestano per vagabondaggio. Allontanati. Ehi, voi, fermi! Tranquillo, non c'è pericolo. Ehi, ehi! Distragli. Stia fermo. Come sta? Gli riesce sempre.